Sognare si può, la radio con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi devi, se ci credi ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanna Post. Sognare si può, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Facciamo il punto, il nostro appuntamento con il ragionier Giuseppe Imperato. Buongiorno Ivana, buongiorno ai radioascoltatori, benvenuti. Benvenuti a tutti e oggi cerchiamo, faccio una domanda che probabilmente la farà ti farà sorridere, ma che cosa è cambiato? Noi abbiamo aspettato di avere il nostro appuntamento oggi perché ieri sera, insomma, abbiamo assistito tutti quanti davanti al televisore all'annuncio del nuovo DPCM. Cambiato nulla. Sì, e direi di no, che non è cambiato nulla effettivamente. Ma la ragione è semplice, perché effettivamente per il è vero che hanno da un lato la tendenza è, secondo quello che è stato esposto ieri, di far convergere tutte le regioni, quasi tutte le regioni, come ambito giallo, quindi con libera circolazione e quant'altro. Però il fatto di impedire la circolazione delle persone nel periodo delle festività natalizie, da un altro lato, diciamo, rallenta di nuovo o comunque accentua quella crisi che è ormai presente anche con qualche interruzione dal mese di marzo, perché chiaramente soprattutto nelle grosse città del nord, dove è presente un forte numero di famiglie che durante le festività natalizie si ricongiungono con i propri familiari nell'Italia meridionale o nell'Italia centrale, le stesse sono inibite o comunque non hanno alcun interesse, visto che c'è questo blocco della circolazione delle persone dal 21 dicembre al 6 gennaio, a far sì che avvenga quello che poteva essere previsto, diciamo, lo shopping natalizio, per poter almeno in questi 15-20 giorni dare un'ultima, diciamo, un input quantomeno per recuperare un mese di inattività, qual è stato quello appena trascorso. Quindi io ritengo che è quello più che il blocco, poi si capisce in funzione di quello certamente le persone, dovendo rimanere a casa propria, non secondo me ci sarà un di nuovo, o comunque alcun fenomeno di ripresa da parte, dal punto di vista diciamo del commerciale, del movimento delle attività, ecco, commerciali, che hanno oltretutto sono state proprio le stesse penalizzate lo scorso mese di novembre, quindi tutte quelle attività di quindi bar, ristoranti, piuttosto che esatto, quelle attività che hanno subito il lockdown di nuovo lo scorso mese. Ecco, esatto, perché comunque il discorso è che è vero che alcune attività, alcuni negozi sono stati aperti, sì, però è anche vero questo fatto che praticamente impedisce la circolazione delle persone, li frena dal... Esatto. Per me è così, l'ho vista. Si capisce, fermo restando quello che sono, io ho seguito anche ieri sera la trasmissione Porta a Porta, dove c'era purtroppo una testimonianza abbastanza cruda e, diciamo, realistica di quello che è stato di questo, diciamo, questo signore che ha avuto il Covid. Per carità, noi
su quello non, d'altra parte nessuno può, può, trattandosi oltretutto di una patologia nuova, di un'infezione nuova, nessuno può, si sta facendo quello che è possibile, quello che è più o meno in attesa di quello che potrebbe essere il vaccino, se, e anche, anche quello lo danno al 90%, al 90%, non proprio al 100%, certo, al fine del, diciamo, del, del, tra le della prevenzione contro questo, questo, contro questa infezione. Sì, quindi diciamo che nessuno ovviamente mette in dubbio la gravità. No, non la mettiamo in dubbio. Certamente permangono sempre quelle situazioni di profonda crisi che non risolta, tra l'altro non risolta, relativamente, perché comunque poi alla fine, facendo il consuntivo, oramai ci siamo, per il 2020 le piccole, quindi parliamo sempre, noi ci riferiamo sempre alle piccole microimprese, ma anche, io direi anche a un certo, anche alle medie imprese, perché poi comunque, ripeto, tutta la filiera è stata ferma, non solo i bar, i ristoranti, le palestre, le discoteche, eccetera, o altre tipologie di attività di commercio o di servizi al minuto. È stata ferma, come dicevo l'altra volta, tutta la filiera, quindi anche a livello, anche l'industria, anche, anche l'artigiano è stato fermo, non c'è solo quello, perché, e questo è un lato, che è un aspetto che non sottolineano dal, dal punto di vista, cioè rivolgono l'attenzione solo su quelle categorie dove hanno imposto il lockdown, ma è tutta la filiera che, esatto, è tutto il comparto sia produttivo che commerciale di servizi. Ti porto, tra l'altro, parlando insomma in questi giorni con persone che hanno varie attività, sì, la testimonianza appunto rispetto a quello che tu stai dicendo, che di coloro che magari fanno altre attività, che per assurdo hanno un codice che permette loro di lavorare, sì, e per cui non hanno ristori, sì. Sì, però di fatto ci sono molte categorie che è vero che non sono chiuse in senso reale e fisico, però di fatto non possono lavorare. Il mercato si svolge sempre allo stesso modo. Praticamente si parte, anche se si parte dalla cima, il destinatario finale dei beni e dei servizi è sempre il popolo. Esatto. Quindi anche il popolo, cioè anche se si parte dalla grossa unità industriale o comunque dai grossi apparati, il destinatario dei consumi è sempre il popolo. Quindi se si ferma, se, perché qui dobbiamo anche guardare questo aspetto, giustamente la gente, poi giustamente, adottando quelle che sono le precauzioni, eccetera, è anche un po' impaurita, è anche un po', diciamo, spaesata, è un po' confusa, ma anche perché certamente prima di tutto deve salvaguardare giustamente la propria condizione fisica, la propria salute, per cui sa, non ha anche lo stimolo di fare, che ne so, fare degli acquisti piuttosto che pensare a qualcosa in più rispetto a quello che è la vita giornaliera, la vita quotidiana, soprattutto con l'obiettivo di, data la situazione anche sanitaria, di salvaguardare, cercare di salvaguardare al massimo la propria salute, ecco, quindi, e quindi questo comunque determina una ferma generale di tutto, anche se è vero che è coinciso col periodo, c'è anche quella coincidenza, cioè noi nel terzo trimestre, da luglio a settembre, abbiamo avuto un più 16 di PIL, vuol dire che le aziende hanno lavorato alla grande, ma in coincidenza col periodo estivo. C'è anche da dire questo, che forse in Italia, a differenza delle altre nazioni, almeno io vedo anche un po' da me, adesso è costretta purtroppo un po' anche per la cattiva stagione, ma anche per il dilagare della pandemia, la gente è un po' costretta a casa, eccetera, però come c'è anche questo aspetto, come vede che si apre qualche spiraglio, qualcosa cerca di giustamente
Io dico che non è che bisogna fare, per carità, grossi assembramenti o le grosse adunate, però usando sempre i soliti, diciamo, le solite prevenzioni, quindi la mascherina, i guanti, col metro di distanza, ritengo che si possa vivere, pur con le limitazioni del caso, si possa vivere e comunque andare avanti, ecco, operare. Cercare di tornare un po' alla normalità. Adesso certamente purtroppo hanno un po', diciamo, pubblicizzato e conclamato, si aspetterà forse il vaccino, ci sono già due o tre, però quello sì, anche l'idea, lì. Esatto, l'idea è che adesso teoricamente, insomma, dovremmo partire da metà gennaio, se non ho capito male, con le prime, sì, anche se io ho letto che in Italia non prima di aprile, maggio, poi forse ci sì, poi di fatto bisognerà vedere. Ci saranno delle vaccinazioni a campione, anche perché tempo fa avevo letto che l'avevano intanto il vaccino sperimentale, che dovrebbe essere un progetto italo inglese, quello che stanno elaborando a Pomezia, praticamente ovviamente hanno un campione di 90-100.000 individui da provare, poi dopo chiaramente devono testarlo effettivamente, poi diciamo, produrlo in quantità industriale per metterlo poi in commercio. Certo, quindi c'è anche proprio tutto questo discorso, sì, ancora quello, certo. di test, di persone che comunque magari hanno dei dubbi, non sì, sono beh, poi certo. così convinte. Beh, certo. Nei confronti del vaccino c'è sempre un gran dibattito, no? Bisogna vedere anche la compatibilità dei singoli soggetti, perché probabilmente forse in un soggetto giovane, in un soggetto tendenzialmente sano, può avere un effetto, in un altro un po' con delle patologie, un po' come si è presentato questo virus. In effetti parecchi, diciamo, la maggior parte di coloro che anche sono morti avevano delle patologie, poi per carità è capitato anche a delle persone in giovane età, ma buona parte era già persone diciamo affette da patologie, soprattutto anche io ho avuto un paio di clienti che sono del mio studio che sono morti di Covid, ma uno aveva delle bronchite croniche e delle forme di iperglicemia, altro idem, piccolo enfisema polmonare, quindi sai, erano proprio quelle parti del corpo che poi colpisce, che già avevano una fragilità di base, sì, certo. Colpisce il virus. Adesso vorrei, allora io ho sempre la tendenza a dare, diciamo, possibilmente speranze, cercare di dare qualche notizia positiva, però bisogna in questo momento anche essere un attimo realisti, e ciò che vorrei dire, per esempio, io faccio un po' fatica a dire questo, ma sempre parlando con le persone, ho avuto modo di sentire che un'altra delle, secondo me, piaghe che sta accadendo in questo momento è che molte persone, molti piccoli e medi imprenditori sul territorio nazionale, cadono magari in depressione, alcuni di loro si sono anche tolti la vita. Quindi, estrema, sì. Esatto. Quindi da questo punto di vista io mi sento di rispettare sia le morti, quello, per carità, senz'altro, del senz'altro. Covid, però proprio questa situazione, così diciamo, diciamo che incerta, in periodi di queste crisi, allora parimenti era successo, io lo ricordo, nell'anno della prima, perché poi noi siamo comunque in crisi continua dal secondo semestre del 2008. Considera che io sto lavorando dal 1978 e io ho visto proprio tutte le fasi, quindi noi avevamo avuto una bella crescita dagli anni 80 fino al 2000, è subentrato l'euro e c'è stata la caduta abbastanza, ma la caduta violenta è stata a partire dal secondo semestre del 2008, e diciamo che da quell'anno lì siamo abbastanza in crisi perenne, sì. Non nel senso che ogni tanto viene, diciamo, mitigata da condizioni di mercato, diciamo, favorevoli un po' alle nazioni, ma altre volte subisce queste delle battute d'arresto. E già allora io ricordo nell'anno 2008 lì fu una pandemia
livello delle attività. Fu la prima pandemia perché dovuta a una grossa crisi finanziaria americana che praticamente poi costrinse, inevitabilmente si trascinò dietro tutto il mondo occidentale, non solo l'Italia, e provocò delle condizioni, diciamo, dalla sera alla mattina di grossa difficoltà, grosso disagio e di grossa crisi economica. Adesso si capisce, è complicato, quindi noi siamo stati in fase quasi endemica di crisi, perché ripeto, il 2008 è stato il 2008-9, poi ci sono stati degli anni un po' più favorevoli. Si era trovato in effetti uno spiraglio, c'è stato l'anno scorso, nel 19, io anche statisticamente, vedendo anche dai miei clienti, nel 19 è stato fatto qualcosa in più rispetto anche al 18, cosa che poi è stata, diciamo, tarpata, diciamo, distrutta dall'inizio. Del 20, beh certo, è chiaro, si capisce, nella moltitudine degli imprenditori, piccoli imprenditori eccetera, c'è chi non riesce a reggere il colpo per particolari, diciamo, condizioni sue psicologiche o comunque. Certo, no, infatti dico questo, intendevo chiaro, dire no, che oltre certo, al senza discorso, il massimo rispetto, si capisce. Esatto, io ho qualche volta da me sono anche venuti, però io ho sempre cercato di rincuorarli, quelli lì sono ancora vivi. No, allora, mi piace dire no. Che, no, perché molte volte sono venuti anche estremamente provati e disagiati per altre, per la situazione economica, ma io ho cercato sempre di dargli il mio sostegno, prima morale, ma anche poi professionale, per cercare di, facendo delle opportune scelte, diciamo. Beh, diciamo che esatto, serve anche, diciamo che voi consulenti per certi versi siete anche un po' psicologi. No, io lo faccio, no, non perché, per carità, non, io l'ho sempre guardato anche perché capisco bene che è una cosa che purtroppo l'economia, il commercio eccetera impattano, perché fa parte della vita quotidiana della persona, quindi c'è, oltre ai rapporti interpersonali eccetera, ci sono i rapporti, quello che è, quindi chiunque impatta con questo, col sistema economico, e quindi, certo, deve essere sempre messo nella condizione di non superarlo, o comunque di affrontarlo con tutte le regole del caso, e cercare di non, si capisce, andare in depressione o in defaianza nel momento in cui purtroppo ci sono le congiunture, poi sono per tutti, non è che... No, certo, siamo, diciamo, poi ognuno di noi può reagire in modo diverso, esatto, sì, però insomma avere anche la consulenza, no, io cerco sempre, di qualcuno che... Cerco sempre di soprattutto proprio dal punto di vista, diciamo, morale, cerco sempre di tirarli su, più e magari creare la mia... molte volte sono provati da quello, e giustamente perdono interesse a quel punto là, perdi interesse nel lavoro, perdi interesse anche poi nella vita stessa, è poi un circolo vizioso, perché purtroppo, certo, fa parte della vita quotidiana quella. Esatto. E, diciamo che intanto vorrei salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno. Un saluto a Lucia Simoni, ciao, che è un'artista eccetera. Un saluto a Max Lobuono e a tutti gli amici dell'angolo del confronto, Gabriella Rotiroti e il suo papà Alfredo, che insomma organizzano eventi, sì, e in varie situazioni, cercando appunto di far fronte anche un pochino alle varie emergenze che stiamo, chiaro, comunque tutti affrontando. La speranza, insomma, l'idea che tra poco dovremmo essere tutti gialli. Allora sì, l'indicazione che ha dato ieri è quella. Perché in effetti dal punto di vista statistico pare che sia stata abbastanza, capisce? Beh, il fatto stesso che comunque siano stati fermi, fa sì che la forma, diciamo, non sia più violenta. Anche il virus, forse dal punto di vista sanitario, ha avuto una battuta d'arresto, nel senso che non è più violento come, come nel primo semestre dell'anno. Però questa, effettivamente questa limitazione...
fa sì che l'anno venga chiuso definitivamente, diciamo, come un anno negativo e per tutte le attività. Non so poi come lo Stato, perché in questa situazione, almeno per quanto mi consta anche dalla mia piccola struttura professionale, chiaramente si vede che il contribuente chiaramente non può destinare risorse oggi come oggi per il pagamento delle imposte. Questo è un altro. Poi vedremo cosa farà lo Stato. Voglio dirti una cosa che credo ce l'abbiamo qua in tanti, no? Te lo dico. Si è tanto conclamato il rinvio delle tasse, no? Sì, al 10 dicembre. Cioè hanno spostato, e perdonatemi, giorni. Ma questa non me la posso tenere, giorni. No? È stata spostata la scadenza di 10 giorni. Sì. Io personalmente, e parlo per me personalmente, ho preso questa cosa in maniera orribile. Mi sono molto offesa, cioè, perché potevano lasciarle la scadenza dov'era, spostarla di 10 giorni, che allora, cosa voleva significare? Io la butto lì, per carità, poi sarà, perché però delle volte bisogna anche un po' affidarsi, non bisogna trincerarsi dietro quello, perché noi in Italia abbiamo il codice tributario, poi abbiamo una quantità estrema di leggi e di circolari e di disposizioni, a volte l'una che disdice l'altra. Allora bisogna considerare di questi periodi, secondo, sarebbe più ragionevole fare questa considerazione. Facciamo pagare ai contribuenti intanto una riforma fiscale effettiva con un abbassamento delle aliquote, perché oggi il mercato globale, quindi mondiale, e il contesto in cui si vengono a trovare tutte le nazioni non fa sì che si possa prevedere che si produca per ogni cittadino o comunque per le categorie quella ricchezza che si produce, e questo io a me consta, perché ripeto, sono 42 anni che seguo. Allora, 40 anni fa in Italia, o 35 anni fa, c'era una grossa ricchezza. Adesso non c'è più. Quindi devono capire quello. Da qui ne discende che quando io faccio la dichiarazione dei redditi, anziché cominciare a pagare gli acconti anche per l'anno, figurati che un'impresa, anche una neocostituita, si trova l'anno successivo, anziché ad avere un premio dallo Stato perché ha, diciamo, aperto una nuova attività, da modo di impiegare delle persone che altrimenti rimarrebbero disoccupate, crea un mercato, crea dei servizi, l'anno successivo si trova a dover pagare il doppio delle imposte, perché la misura dell'acconto è quasi pari al 100%. Per cui io l'anno successivo apro l'impresa nel 20, nel 21 io mi trovo costretto a pagare le imposte del 20 e del 21, nell'arco di 4-5 mesi. Cioè, questo è abnorme, non tiene affatto conto di quello che è la realtà attuale. Quindi bisognerebbe che loro prestassero estrema attenzione a questo. Quindi la GE sì e no, soprattutto, ripeto, tanto il fatto che l'Italia è composta da tante microimprese, sono il più del 90%. A fine dell'anno, l'anno successivo, facciamogli pagare quelle che sono, con uno sconto per le nuove attività, anche innovative, facciamogli pagare solo le imposte dell'anno prima. Ogni anno facciamogli pagare le imposte, non che io devo, e poi si capisce cosa vale rimandare di 10 giorni, poi una scadenza, e questo sarebbe stato il secondo acconto delle imposte. No, secondo me non hanno pagato né il primo né il saldo. Se alcuni, io ho diversi clienti che non hanno, abbiano per voluto. Difficoltà, esatto, l'hanno potuto, eccetera. Capisci che i mesi giusti per fare anche fatturato e anche profitto sono quelli che partono da febbraio-marzo e arrivano a giugno, quindi con la nuova stagione, un po' per tutte le attività. Anche perché poi ad agosto, luglio-agosto, giustamente vanno quelle attività tipo bar, ristoranti, eccetera, eccetera, non in città, nei luoghi di villeggiatura. Ma le attività industriali, gli artigiani, eccetera, lavora bene tra gennaio e febbraio, non tanto, cioè fa il lavoro ordinario. Da marzo a giugno lavora, incassa e fa profitto. Arriva a giugno, a luglio, l'Agenzia delle Entrate con il saldo, il primo acconto, e l'IMU, e questo, e l'IMS, eccetera, a quel punto là. Esatto. Considerando che
i margini, perché quelle devono considerare queste, devono considerare, come dicevo prima, non c'è più la ricchezza che c'era 30 anni fa, i margini di utili si sono estremamente ridotti. Quindi non possono pretendere, e purtroppo ancora le agenzie entrate oggi fanno ancora, c'è ancora qualche funzionario che crede di essere ancora negli anni 60-70 dove effettivamente guadagnavano tutti, e non è vero. I margini, se una volta si guadagnava il 20%, oggi si guadagna il 10%, se si è bravi. Se no, addirittura in alcune tipologie di attività, data la forte concorrenza che c'è, quindi essendo noi collocati in un mercato globale, addirittura a volte si coprono su tutti i costi più lo stipendio dell'imprenditore. Sai cosa si lascia fuori? L'IVA. Con l'IVA, mi spiace dirlo, ma lo sanno anche loro, con l'IVA loro hanno quel serbatoio finanziario che le permette di gestirsi l'attività, capisci? Di non andare in defiance con le banche, con i dipendenti, eccetera, eccetera. Ripeto, a volte si riesce con i costi, quindi con gli imponibili, si riesce a coprire con le fatture fatte e tutti i costi sostenuti, quindi stipendi, contributi, eccetera, si riesce ad andare a pari. Quindi praticamente quando uno si trova teoricamente a fare la dichiarazione dei redditi, dovrebbe dichiarare pareggio e quindi non pagare le imposte. Certo, certo. Però, comunque abbiamo, questo non è possibile. Certo, abbiamo affrontato questo. Gabriella dice ce la faremo. L'idea, speriamo. Sì, speriamo, certo, ovviamente di farcela. Speriamo anche di avere delle informazioni, no, delle, io positive, mi auguro che effettivamente questo è il momento giusto perché la tanto conclamata riforma fiscale avvenga, anche soprattutto perché adesso non ci dimentichiamo che poi a gennaio l'esattoria, l'agenzia di riscossione, per tutte quelle situazioni che ha messo in stand by dal mese di marzo a dicembre e comunque situazioni di debito datate, comincerà a mandare le intimazioni di pagamento, e quindi anche lì ulteriore, ecco, quindi in quest'ottica ci auguriamo che chi ci governa faccia effettivamente come è stato fatto nella storia repubblicana. Ci sono state fatte due grosse riforme fiscali nel 73, nel 72-73, ma anche del 2000, degli anni, quindi negli anni 82-83. Quindi queste qui hanno fatto sì che si chiudeva con il passato, con un condono tombale, con tutte le posizioni pregresse che consentivano comunque di rientrare di una parte del credito accumulato dallo Stato nei confronti dei contribuenti e partire con un nuovo codice tributario, con una nuova imposizione che ci si augura nei tempi attuali sia il più basso possibile. Un'imposizione oggi che abbia un senso non può superare, secondo il mio modesto parere, il 15% a livello delle imposte dirette. Certo. Non più di quello, perché non ci si fa. Bene, allora siamo arrivati alla fine della nostra mezz'ora di chiacchierata e devo dire, è sempre piacevole, per quanto noi stiamo affrontando... Io ovviamente vi espongo dal mio punto di vista tecnico, comunque suffragato da quella che è la mia esperienza e realtà che vivo tutti i giorni in ufficio. No, ma... Quindi che quella lì io non la vedo citata da nessun politico che la sera parla, perché loro purtroppo sono avulsi da questo... Dalla realtà pratica che noi professionisti ci troviamo, e poi comunque anche i colleghi che sono del mio, quando ogni volta scambiamo delle opinioni anche, certo, con i colleghi che sono del stesso parere, quindi siamo tutti sulla stessa barca o comunque sulla stessa lunghezza d'onda da quel punto di vista. Diciamo sì, chi ovviamente lavora sul campo ha una percezione reale di quella che è la situazione, esatto, rispetto magari a chi, no, a chi è distante, è no, decisamente sono distante. Sono molto distante dalla realtà. La realtà è quella. Loro devono capire che la realtà oggi è una realtà comunque, ripeto, di non proprio benessere come c'era stato, ripeto, 20-30 anni fa, negli anni 80. Quindi, in cui, certo, è una realtà dove il bene, cioè, ci si in poteva muovere, diversa. Ecco, ci si poteva muovere e c'era una grossa possibilità di continuazione attraverso, si capisce, investimenti importanti, eccetera. Oggi non più, assolutamente. Certo. Oggi si lavora per vivere, basta.
Esatto. Quindi allora, senza nessun... noi ci dobbiamo lasciare, ci diamo appuntamento a questo punto alla prossima settimana. Vediamo, ma... speriamo di poter che... magari dire qualcosa di diverso. Sarebbe che forse ci saremmo diventati zona magari gialla, però con gialli, questa esatto. Non so se però con questa limitazione degli spostamenti durante le feste, non so cosa possa cambiare, però per comunque carità. Noi affronteremo di nuovo, vedremo che cosa cambia settimana per settimana, sperando di poter dare delle notizie un po' con un po' di speranza. Per quanto la situazione, noi siamo consapevoli, è estremamente complessa. Vorrei quindi ringraziarti. Grazie a te. Ringraziare il ragionier Giuseppe Imperato, che si occupa di piccole e medie aziende, per cui imprenditoria, quella, insomma, il tessuto sociale italiano fondamentalmente. Io ti ringrazio infinitamente e voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato, tutti coloro che ci ascolteranno, dando appuntamento alla prossima settimana. Grazie, un saluto ancora a Claudio, un saluto, ripeto, a tutti coloro che io non riesco a vedere perché mi scappano, Aman, Gabriella, Alfredo, Lucia, tutte le persone che ci seguono. Grazie. E che ci seguiranno. Grazie. Grazie. Grazie a te. Alla prossima. Buon weekend. Ci altrettanto a tutti. Alla prossima. È spettacolare che non ho visto altri igual, non se le pueden comparar, non tiene rival. Faccio una piccola parentesi, un saluto particolare a Sharon del Crazy Bar, che ovviamente in corso ci ospita perché la sede è sul retro del bar, del Crazy Bar, e se volete un buon caffè da sport, mi raccomando, passate di qua. Corso Peschiera 246. Corso Peschiera 246 e troverete la nostra splendida Sharon dai capelli verdi e il sorriso smagliante. Alla prossima. Sognare si può. La radio con un cuore intorno. Sognare si può, e non è peccato. Sognare si può, anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanaposti.